Buongiorno. Allora, oggi Vediamo alcuni argomenti che erano rimasti indietro rispetto a quello che abbiamo fatto e avete fatto con Fulvio i giorni scorsi. Uno che apparentemente non c'entra assolutamente nulla, però ci renderemo conto che è importante e utile, per quello che vi cerco di raccontarvi oggi ed è utile per quando inizieremo finalmente a fare qualcosa di più divertente successivamente con le simulazioni. Ed è probabilmente l'unica cosa che manca sul discorso della Java Collection Framework, che sono le code prioritarie. Allora, innanzitutto, qual è il concetto di coda? Una coda è un qualche cosa in cui gli elementi entrano e l'ordine con cui escono è in qualche modo predicibile. I tipi di coda più comune sono le FIFO e le LIFO. Le FIFO sono delle code in cui la prima persona che entra è anche la prima persona che esce. È quello che noi speriamo succeda quando siamo alla posta, fondamentalmente. Che non ci passi davanti nessuno e quindi la prima persona che è arrivata è anche la prima che viene servita. Un altro tipo di coda molto E questa viene molto molto facilmente realizzata utilizzando una lista. Io posso avere una lista in cui inserisco a un'estremità e estraggo i dati dall'altra estremità. La lista è perfetta. Tenere conto dell'ultimo elemento e del primo elemento, potreste dirmi voi che complessità ha? Se io realizzo una coda con una lista, una coda FIFO con una lista, qual è la complessità dell'operazione di inserimento e di rimozione di un elemento? Qual è l'operazione, la complessità per l'inserimento? Potete fare tutte le assunzioni del caso, tendenzialmente direi che abbiamo a che fare con una lista che è doppiamente linkata, quindi ogni elemento punta al successivo e al precedente, e secondo me è più che ragionevole aspettarsi di avere un qualche puntatore che mi indica qual è l'ultimo e qual è il primo elemento. A questo punto, qual è il tempo richiesto per inserire un elemento in una lista? Costante. Costante perché tutto quello che devo fare è mettere l'elemento attaccandolo all'ultimo e aggiornare un po' di puntatori. Quindi quanto è lunga la lista in realtà non è una cosa che mi tocca in alcun modo perché io ho il puntatore all'ultimo, devo fare alcune operazioni locali sull'ultimo elemento. E qual è il tempo necessario, qual è la complessità di estrarre il primo elemento da una lista? Di nuovo grande di 1 perché non ho nessun quanto è lunga la lista non mi interessa. Io ho un puntatore al primo elemento, semplicemente vado a prenderlo e aggiorno il mio puntatore al primo elemento dicendogli di spostarsi su quello che era il secondo e che adesso diventa il primo. Quindi inserire e togliere elementi da una FIFO realizzata con una lista doppiamente linkata sono tutte operazioni che hanno complessità o grande di 1. Sono operazioni che non dipendono da quanti elementi sono nella mia lista. Un altro tipo di coda molto comune è la cosiddetta LIFO. Le code LIFO sono l'opposto delle FIFO ed è last in, first out. L'ultimo elemento che entra è anche il primo elemento che esce. Le code di questo tipo possono essere, solitamente vengono visualizzate come una pila. Immaginate di mettere una serie di carte una sull'altra e toglierle nell'ordine opposto a cui voi le avete messe. Chiaramente la prima carta che togliete è l'ultima che avete messo. Di nuovo, le LIFO possono essere facilmente implementate, realizzate utilizzando una lista, ma possono anche essere facilmente realizzate utilizzando un semplice vettore. Questo
quello che ci interessa un po' di più, perché non è così ovvio, non è così banale, è il concetto di coda prioritaria. Allora, la coda prioritaria è una coda in cui gli elementi entrano e l'elemento che esce non è il primo, non è l'ultimo, ma è in qualche modo l'elemento che ha la priorità massima. Il tipico esempio che viene fatto quando si parla di coda prioritaria è un pronto soccorso. Non viene servito il paziente che è arrivato prima, ma viene servito il paziente che è più urgente. Quindi per una volta l'immagine del dottor Hauser può avere un senso, e non è semplicemente tanto per riempire le slide, perché stiamo parlando effettivamente, il primo elemento che io devo estrarre è l'elemento che ha la priorità massima all'interno della coda. Se volete rimanere sulle definizioni FIFO, LIFO, le code prioritarie vengono talvolta chiamate HPFO, Highest Priority First Out. Quindi abbiamo tre code, LIFO, FIFO e HPFO. Allora, il problema di come fare a realizzare, a implementare effettivamente una coda HPFO non è banale, perché potremmo pensare di realizzarla con una lista. Allora, immaginatevi di avere tutti i vostri elementi in una lista, va bene, l'inserimento è o grande di 1, perché io vado a mettere un elemento nella lista, lo metto semplicemente. Quando devo andare a estrarre quello con la priorità massima, l'unica cosa che posso fare è scorrere tutta la lista andando a cercare l'elemento che ha la priorità massima. Allora, una soluzione di questo tipo ha delle performance non accettabili, perché vuol dire che se io ho il tempo, la complessità richiesta per l'estrazione è grande di n. Quindi mi posso aspettare che se la mia lista cresce di 10 volte, il tempo che ci metto per estrarre un elemento aumenta di 10 volte. Se cresce di 100, più o meno cresce di 100. Ricordatevi che la complessità non mi dice esattamente quanto tempo impiegherò per fare un'operazione, ma è un modo un poco più formale per capire quanto io ho speranze di trattare problemi grandi. Allora, se la mia lista, se la mia coda prioritaria viene implementata con una lista, è lento, ogni volta devo scorrermi tutti gli elementi. E la stessa, uno potrebbe pensare, tengo una lista ordinata, per cui se io ho una lista sempre ordinata, estrarre l'elemento con priorità massima è un'operazione a tempo costante, perché l'elemento con priorità massima è il primo e quindi non ho nessun bisogno di scorrere la lista, vero? Quindi l'estrazione è o grande di 1, però inserire un elemento è o grande di n, perché vuol dire che quando inserisco un elemento lo devo mettere nella posizione giusta, quindi tendenzialmente scorro la mia fila fino alla mia lista, fino a trovare la giusta posizione e poi lo inserisco. Questo vuol dire che da una parte ho guadagnato e dall'altra parte ho perso. Globalmente continuo ad avere una struttura dati che ha delle performance che sono o grande di n. I BST, Binary Search Tree, non sono sicurissimo che li abbiate visti, ma dovreste? No? Sono delle strutture basate sugli alberi che permettono di essere, diciamo, garantiscono una grande efficienza per tenere ordinato una serie di informazioni. Tanto per capire, sono talmente efficienti che i database veri, database quelli che comprate pagando migliaia e migliaia di euro, usano solitamente strutture analoghe o comunque mutuate dai BST per gestire gli indici. Probabilmente sono sovradimensionate e hanno il problema di essere sbilanciate, è un problema tipico dei BST fatti in casa, quelli fatti, diciamo, le implementazioni semplici, per cui il BST dopo un po' di tempo smette di funzionare bene e inizia a essere inutilizzabile. Allora,
prima di andare a guardare qual è di fatto la soluzione, ed è una soluzione molto carina per implementare una coda prioritaria, è importante renderci conto che non ci serve assolutamente saperlo, perché le code prioritarie sono parte della Java Collection Framework, e quindi tutte le volte che noi dobbiamo usare una coda prioritaria, di fatto, immagino, tutte le volte di cui noi avremo bisogno di una coda prioritaria, semplicemente andiamo e prendiamo la coda prioritaria dalla Java Collection Framework. La Priority Queue implementa l'interfaccia queue e la implementa in svariati modi diversi. Ma diciamo, innanzitutto abbiamo alcuni dubbi fondamentalmente. Che cosa succede se noi cerchiamo di inserire un elemento che esiste o di rimuovere un elemento che non esiste? Allora, la nostra coda prioritaria potrebbe bloccarsi, perché io non posso andare a togliere un elemento che non c'è, oppure potrebbe semplicemente non funzionare, oppure potrebbe restituire una fermata. Comunque ci sono diverse alternative e diverse cose che noi possiamo decidere che succedono quando, ad esempio, proviamo a inserire un elemento che esiste già, perché una delle caratteristiche delle code prioritarie è che gli elementi in teoria dovrebbero essere unici, perché sennò non riesco a ordinarli. Comunque, la coda esiste in una pletora di possibili implementazioni diverse e, ad esempio, abbiamo le blocking queue o le delay queue. Allora, queste code sono pensate appunto per funzionare anche nel caso in cui, ad esempio, la coda è vuota. Se io sto chiedendo un elemento a una coda vuota o la coda è piena, il concetto di coda piena, io posso dire che la mia coda ha al massimo un certo numero di elementi, la mia coda è piena, cosa succede quando provo a inserire un elemento in una coda piena? Allora, abbiamo tutta questa serie di code che in qualche modo ci permettono di gestire cosa succede in questi casi particolari. Diciamo che abbiamo fondamentalmente quattro possibilità. Quando io provo a inserire, ho una eccezione, per cui Java, che poi dovrò trappare in qualche modo e gestire in qualche modo, per cui mi rendo conto che c'è stato un problema serio, oppure mi viene restituito un valore convenzionale, oppure la coda si blocca. La coda si blocca indefinitamente. La mia coda, tutto il thread con cui io sto facendo accesso alla coda viene bloccato nell'attesa che qualcuno tolga, se stava inserendo, o inserisca, se stavo togliendo, elementi dalla coda. Chiaramente queste devono essere programmi multithread, per cui dove c'è un thread che toglie ce ne deve essere un altro che mette. Queste implementazioni sono thread safe, quindi funzionano in presenza di più thread, se non avrebbero senso. Il blocco potrebbe anche essere non totale, ma diciamo a tempo, per cui se io cerco di prendere un elemento, aspetto di prenderlo per un certo tempo, dopo di ciò la funzione ritorna dicendo: guarda, non ce l'ho fatta. Allora, abbiamo la matrice con le varie caratteristiche. Io posso inserire un elemento, rimuovere un elemento o semplicemente andare a guardare qual è l'elemento più in alto. Allora, se voglio una exception, userò i metodi add, remove e element, per cui se io provo a inserire in una coda piena ho un exception, se io provo a rimuovere o guardare in una coda vuota ho un exception. Posso avere un valore convenzionale, in questo caso avrò offer, poll e pick. Posso avere un blocco definitivo o posso avere un timeout. Quindi il blocco con il timeout. Poi abbiamo delle code che vengono chiamate le code double-ended, quindi a cui io posso lavorare a entrambe le estremità.
queste vengono solitamente chiamate DEQ, Double Ended Queue, e sono delle code da cui io posso inserire e togliere entrambe le estremità. Queste sono comode perché, diciamo, le posso usare come una FIFO, come una LIFO, come talvolta FIFO, talvolta LIFO, eccetera. E di nuovo possono essere blocking, non blocking, thread safe, eccetera. E infine abbiamo una coda che è unbounded e quindi che può crescere senza bisogno di, diciamo, può crescere a dismisura e io non devo preoccuparmi di quali siano effettivamente le sue dimensioni, e anche questa è thread safe. Per quanto riguarda le priority queue, la priority queue è una coda non unbounded, quindi può avere quanti elementi volete, e vabbè, i metodi che ha sono semplicemente questi: posso costruire una nuova coda, posso aggiungere un valore, posso cancellarli tutti, ho un iteratore, posso guardare qual è l'elemento minimo, posso rimuovere l'elemento minimo e posso chiedermi quanti elementi ci sono nella coda. Guardate se guardate la complessità, vedete che nessuna complessità è lineare. La gran parte delle operazioni sono o grande di 1, ovvero sia non dipendono da quanto è grande la coda, e aggiungere un elemento e rimuovere un elemento sono operazioni o grande di n, logaritmo di n. Quindi sono operazioni logaritmiche. Se vi ricordate quello che avevamo detto parlando della complessità, noi facciamo la complessità da praticoni. Allora, o grande di 1, wow, sono felice, non potrebbe essere niente di meglio. O grande di logaritmo di n, solitamente mi va bene. O grande di n, dipende, se è un'operazione che devo fare costantemente, no, però se devo farlo una volta ogni tanto potrei anche essere contento. Vi ricordate il livello successivo della complessità? Sempre nella nostra grossa classificazione tagliata con l'accetta. Le grandi classi che abbiamo visto, che probabilmente sono le classi che ha senso considerare se uno non vuole fare informatica teorica, se uno non vuole andare a veramente a guardare i dettagli di questo, ma semplicemente vuole capire quanto è scalabile il suo programma. Allora, partendo dall'ottimo, grande di 1, logaritmico, lineare, successivo. Non vi sento, ma spero che qualcuno l'abbia detto, n log n. N log n, vi ricordate qualche esempio di algoritmi n log n? N log n sono i sort ottimali. Gli algoritmi di sort migliori che ci siano, tranne ovviamente quelli che lavorano su casi speciali, come per cui hanno ad esempio un numero limitato di dati di ingresso, hanno una complessità n log n. N quadro, n cubo, esponenziale, poi non ha più nessun senso considerarli. Allora, qual è la magia dietro a queste operazioni n log n? È un heap. Allora, l'heap è un tipo di albero binario. Albero perché abbiamo una gerarchia degli elementi, abbiamo visto gli alberi cosa sono. Binario, vi ricordo cosa vuol dire binario, vuol dire che ogni nodo ha al più due figli. Può averne uno, può averne zero, può averne due, ma non può averne tre o più. Quindi binario vuol dire che ogni nodo ha al più due figli ed è in qualche modo parzialmente ordinato. Parzialmente ordinato vuol dire che ogni nodo è più piccolo di tutti i suoi figli. E questa è l'unica relazione. Ogni nodo ha associato una chiave. Questa chiave, il valore di questa chiave è minore della chiave dei figli, di tutti i suoi figli. Non è un ordine completo, perché tutto quello che noi siamo sicuri è che l'elemento con chiave minima sia nella radice. Però, ad esempio,
non sappiamo dov'è il secondo elemento. Il secondo elemento è uno dei figli della radice, poi il terzo è uno dei figli dei figli, eccetera. Però inizia a diventare complicato cercarli. Se voi guardate questo esempio, questo è un IP, e vedete che è vero, 10 è l'elemento più piccolo ed è in testa, però poi come figli ha 20 e 80. 80 è sicuramente molto grande come numero. Allora l'IP in realtà ha qualche altra caratteristica, ed è che al più l'ultimo livello non è completo. Se voi guardate questo IP, vedete che soltanto l'ultimo livello non è completo, in qualche modo non ha buchi in mezzo. Il fatto di non avere buchi in mezzo è fondamentale perché mi permette di andare a realizzarlo in un modo molto efficiente usando un vettore, per cui non devo in qualche modo memorizzare in modo esplicito i nodi e i figli dei nodi, ma posso mettere tutto l'IP all'interno di un vettore. Immaginate di leggere l'IP partendo dall'alto, muovendovi verso destra, e dare dei numeri: 10 e 0, 20 e 1, 80 e 2, 40 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eccetera. Ecco, potete metterlo in un vettore usando quelle posizioni. Bisogna fare una piccola nota. Una buona metà dei testi dice che l'IP la caratteristica dell'IP è quella di avere una chiave per ogni nodo e che questa chiave è maggiore della chiave dei figli. Mentre l'altra metà dei testi dice che la chiave è minore della chiave dei figli. Non cambia nulla, basta capire se stiamo avendo a che fare con un testo che ha gli IP che hanno l'elemento minimo in testa o gli IP che hanno l'elemento massimo in testa, e poi tutte le considerazioni valgono in un caso come nell'altro. Però semplicemente vi ricordo che se andate a guardare su qualche testo potreste trovare una definizione in cui la priorità massima è associata all'elemento più piccolo oppure la priorità massima è associata all'elemento più grande. Tutto qui. Allora, utilizzando un IP, le operazioni per togliere un elemento dall'IP e inserire un nuovo elemento nell'IP sono operazioni che hanno una complessità logaritmica. Immaginate che io voglio inserire un nuovo elemento nell'IP. Quello che io faccio è aggiungerlo in fondo come l'ultima delle foglie, quindi lo aggiungerei come figlio del 60, e poi pian pianino lo tiro su fin quando posso, come una goccia piccola, una piccola goccia, non goccia, come una piccola bolla d'aria dentro un liquido, lentamente sale finché a un certo punto non si blocca perché trova sopra di sé un elemento più piccolo. Allora, voi capite che in questa operazione il numero di scambi che io devo fare dipende dall'altezza dell'IP e non dal numero di elementi. E l'altezza dell'IP è funzione del logaritmo del numero di elementi. Analogamente, quando io devo togliere un elemento dall'IP, vado a togliere l'unico elemento che io posso togliere dall'IP è la testa, l'elemento è la radice, che è l'elemento di minimo. Quando io vado a togliere quell'elemento lì, prendo l'ultima delle foglie, l'ultimo elemento, lo metto in cima e lentamente lo faccio scendere fino al punto giusto. Di nuovo, le operazioni che devo fare dipendono dall'altezza dell'IP, che è logaritmica sul numero di elementi. Semplicissimo esempio per utilizzare la collection framework con un IP. Io ho una priority queue, è una coda stringa ed è di tipo priority queue, la genero, la dichiaro e poi la uso e il tutto funziona. Quindi non avete in questo corso nessun bisogno di andare a vedere come funziona andare a implementare un IP. Nonostante questo è importante saperlo. Tenete anche presente che uno degli algoritmi di ordinamento ottimali, quindi quelli che hanno una complessità n log n, si chiama IP sort.
e vi lascio immaginare che hip sort viene perché l'hip viene dall'hip, perché al suo interno usa un hip per rappresentare i dati. Questo dovreste averlo già visto ripetutamente, però una volta in più non fa mai male. Ricordatevi che perché funzioni una coda prioritaria io devo definire un ordine e quindi devo o far sì che la mia classe implementi l'interfaccia comparable e quindi devo in qualche modo devo spiegare come faccio fra due elementi a sapere quale viene prima e quale viene dopo, oppure posso costruire appiccicandoci un comparatore. Ma entrambe queste cose dovreste averle viste con Fulvio, me lo confermate? Bene. Allora, torniamo ai shortest path. Allora, trovare i cammini minimi. Voi avete già visto con Fulvio alcuni algoritmi per trovare i cammini minimi. I cammini minimi sono... io prendo un grafo, lo considero un grafo pesato, solitamente anche orientato, e un cammino è una serie di nodi che mi portano dal nodo di partenza al nodo di arrivo. La caratteristica è che tutta questa serie di nodi devono essere collegati l'uno con l'altro da un arco, e il peso di un cammino è la somma degli archi che collegano i nodi che lo compongono. Cercando di essere il più possibile di complicarci la vita nella definizione, in soldoni è vado a vedere quali sono gli archi che devo percorrere e sommo i pesi che trovo sugli archi. Ricordatevi, anche questa è una cosa che ho detto, vi ho già detto, non è assolutamente scontato che un grafo rappresenti qualcosa di fisico e che gli archi siano in qualche modo legati alle distanze o ai tempi di percorrenza. Un grafo potrebbe rappresentare qualcosa di totalmente diverso e le informazioni sul peso degli archi potrebbe essere qualcosa di totalmente scorrelato, diciamo, dalla realtà fisica. Sempre con Fulvio dovreste aver visto che io non ho problemi sui grafi, tutti gli algoritmi dei cammini minimi funzionano bene se tutti gli archi hanno valori positivi. Se ho degli archi con valori negativi, beh, inizio ad avere qualche problema. Alcuni algoritmi smettono di funzionare. Se ho dei cicli con valore negativo, nessun algoritmo di cammino minimo funziona. Perché? Perché non è definito il cammino minimo se io ho un ciclo di valore negativo. Perché il cammino minimo è la somma minima degli archi che io devo percorrere. Se io posso andare in un punto in cui inizio a girare e più giri faccio, più il peso del mio percorso diminuisce, giro finché voglio e poi arrivo a destinazione. Quindi posso considerare che per quanto basso sia, per quanto piccolo, negativo, piccolo e negativo sia il peso del mio percorso minimo, se facevo due giri in più era un po' di meno. Quindi in questi casi solitamente si dice che la lunghezza del cammino minimo è meno infinito, ma questa è una cosa, diciamo, convenzionale, tanto per scrivere qualcosa. Il punto è che probabilmente i cammini minimi non sono definiti se io ho cicli di peso negativo. Se io ho soltanto qualche arco di peso negativo, ma i cicli sono tutti di peso positivo, il concetto di cammino minimo continua a esistere e alcuni algoritmi funzionano, altri no. Dovreste anche aver visto che esistono due tipi di cammini minimi e vengono chiamati gli SS e gli AP. Allora, gli SS sono single source shortest path, ovvero sia io mi sto chiedendo quali sono i cammini minimi da un nodo verso tutti gli altri nodi. E questo è un tipo di algoritmo mi fornisce questo risultato. E un altro tipo di algoritmo invece mi fornisce i cammini minimi fra ogni possibile coppia di grafi. Ogni possibile coppia di nodi, scusate, non di grafi.
Allora, gli algoritmi che mi trovano il single source shortest path ovviamente sono estendibili per farli diventare un all pair shortest path semplicemente ciclandoli su tutti i nodi di partenza. Se io sono in grado di trovare tutti i percorsi minimi partendo da un certo nodo, poi vado da un altro nodo, poi vado da un altro, poi alla fine li provo tutti e in questo modo riesco a ottenere tutti i cammini minimi fra tutte le possibili coppie di nodi. Non è detto che questa sia la cosa migliore, perché a volte un algoritmo che mi calcola i cammini minimi fra tutte le coppie dall'inizio è più efficiente. Dovreste aver visto Floyd Warshall, Bellman Ford Moore. E quello che adesso guardiamo è Dijkstra. Dijkstra è un algoritmo estremamente interessante e innanzitutto è un algoritmo che trova il single source shortest path, ovvero sia, dato un nodo di partenza, quali sono i cammini per arrivare a tutti gli altri nodi, per arrivare a tutti gli altri nodi del mio grafo. Funziona sia su grafi orientati sia su grafi non orientati se tutti i pesi degli archi sono positivi. Se un qualche peso è negativo, l'algoritmo fallisce miseramente e non tira più fuori nessun risultato. La ragione per cui si fa spesso l'algoritmo di Dijkstra è perché è in qualche modo esteticamente molto bello. Adesso non so se il Politecnico vi ha già traviato abbastanza per vedere la bellezza in un algoritmo, ma se siete arrivati già a questo punto, probabilmente di non ritorno, effettivamente l'algoritmo di Dijkstra è proprio carino, perché è un algoritmo che sembra greedy, ovvero sia un algoritmo che fa la scelta ottimale senza guardare troppo avanti. Considera qual è il prossimo passo che può fare l'algoritmo e fra i prossimi possibili passi fa quello che sembra ottimo. Ma nonostante questo, io ho la garanzia che l'algoritmo di Dijkstra mi fornisca l'ottimo assoluto. Quindi spesso viene fatto vedere come uno dei pochi esempi di algoritmo greedy che è in grado di garantire l'ottimo assoluto. Greedy vuol dire goloso. Avete visto già cosa vuol dire? Allora, goloso lo so che lo sapete, ma immaginate di dover dare delle monete di resto a qualcuno, una certa cifra, e voi gli dovete dare il resto in monete. Allora, un algoritmo greedy potrebbe essere: gli do la moneta più grande che posso dargli perché è minore della cifra che devo dargli. E continuo in questo modo. Tutte le volte scelgo la moneta più grande che ho fra quella a disposizione, che è ancora minore della cifra che devo dargli di resto, e gliela do. Questo diminuisce la cifra che devo dargli di resto, scelgo la moneta successiva, vado avanti così. Questo è un algoritmo greedy. Funziona perfettamente con le monete, con gli euro, ad esempio. Se voi prendete Harry Potter, dove ha le monete, mi sembra, da 13, 19, eccetera. Immaginate di dover dare a qualcuno una moneta, di dover dare come resto a qualcuno delle monete. Magari la prima moneta, 26, immaginate di dovergli dare 26, non mi ricordo come si chiamano, ma ormai i miei figli non glielo leggo da tempo. Quelli che sono, non sono dobloni, sono, vabbè. Immaginate di dover dare 26 monete di resto. La scelta ottimale sarebbe scegliere 2 da 13. Però se voi usate un algoritmo greedy, gli date una moneta da 19 e a quel momento siete obbligati a dargliene un certo numero di monete da 1 e quindi globalmente gli date molte più monete. Quindi in alcuni casi la scelta localmente migliore non è anche la scelta globalmente migliore. Algoritmo greedy è un algoritmo che guarda unicamente al futuro prossimo e sceglie la cosa migliore senza guardare troppo avanti. Un algoritmo goloso, appunto. L'algoritmo di Dijkstra è greedy ed è ottimo. Allora, questo è l'algoritmo di Dijkstra nello pseudocodice del Cormen, ma non credo che abbia
Allora, l'idea è quella di, io parto da un nodo di partenza, perché è un algoritmo che mi vuole far sapere qual è tutti i cammini minimi a partire dallo stesso nodo. E come primo passo io dico che il nodo di partenza è a distanza zero. Ovviamente il nodo di partenza è a distanza zero dal nodo di partenza. Non devo muovermi per arrivare dove sono già. A questo punto prendo e in tutti gli altri nodi inserisco il segno come distanza infinito. Ovvero sia, non so ancora assolutamente come posso fare a raggiungerli. Prendo due insiemi. Uno è l'insieme dei vertici che io ho già visitato, e inizialmente è vuoto, e l'altro è una coda che contiene tutti i vertici inizialmente. Allora, una coda prioritaria. Ecco, qui ritorniamo a quello che abbiamo visto qualche tempo fa sulle code prioritarie. Allora, la coda prioritaria, finché la coda prioritaria non è vuota, io faccio un'operazione molto semplice. Estraggo il nodo da questa coda che ha una distanza minore, che ha la distanza minore dal mio punto di partenza. All'inizio tutti i nodi nella mia coda saranno uguali, avranno una distanza uguale a infinito, tranne il vertice di partenza che ha una distanza zero, quindi sicuramente andrò a estrarre il vertice di partenza. A questo punto aggiungo il mio vertice alla lista dei vertici visitati e faccio la classica operazione di rilassamento. Avete visto il rilassamento con Fulvio? Prendo dati due nodi, controllo se dati i nodi A e B, per tutti gli altri nodi C, controllo se il mio percorso da A a C è più grande o più piccolo di fare AB e poi BC. Se trovo un percorso AB, BC che mi diminuisce la distanza AC, allora in qualche modo lo aggiorno. Questa è la base di tutti gli algoritmi per trovare i cammini minimi. Si chiama il rilassamento. Quindi a questo punto io faccio l'operazione di rilassamento su tutti i nodi, considerando il nodo che ho appena estratto. E vado avanti in questo modo. La cosa più semplice è vedere un esempio. Allora, immaginiamo, semplice grafo, 5 nodi, il vertice A e il vertice di partenza. Quindi all'inizio io avrò nella mia coda il vertice A associato col numero 0, dove il numero è la distanza dal vertice di partenza. 0, perché il vertice di partenza è a distanza 0 dal vertice di partenza, e tutti gli altri hanno distanza infinita. Estraggo dalla coda chi? Estraggo dalla coda quello con valore minimo, che è il vertice A. Ottimo. A questo punto mi rendo conto che dal vertice A potrei andare in B. Qual era la distanza fra A e B? Infinito. Il vertice B era segnato con distanza infinita, però io ci posso arrivare da A. Allora, io posso arrivare in A pagando 0, da A a B il passo mi costa 10, quindi passando da A io potrei arrivare a B pagando 10. 10 è meno di infinito? Ovviamente sì, e quindi il vertice B mi diventerà a distanza 10. Stesso discorso con C, il vertice C era infinito, però se io passo da A posso arrivarci con un passo lungo 3. E quindi come risultato aggiornerò i miei elementi B e C scrivendo 10 e 3. E vedete sotto la mia coda. La mia coda non ha più il vertice A e il vertice B e C sono cambiati. Nuovo passo, chi vado a prendere dalla coda? Il più vicino, ovvero sia il vertice C.
Quindi estraggo il vertice C, lo inserisco nella coda dei vertici visitati e provo le operazioni di rilassamento. Oh, guardate che bello. Allora, io posso andare in B passando da C. Per arrivare in C pago 3. Per fare il passo da C a B pago 4. E quindi se io passassi da C potrei arrivare a B spendendo 3 più 4, 7. Se io passo da C posso arrivare a D spendendo 8 più 3. Se io passo da C posso arrivare a D spendendo 3 più 2, 5. Quindi aver preso C mi fa aggiornare tutti gli altri, fondamentalmente. Aggiorno B, aggiorno D e aggiorno E. Ed eccoli qua, tutti quanti aggiornati. Li scrivo di nuovo nella mia coda, il vertice 3 non fa più parte della coda, a questo punto il vertice più vicino da tutti è il vertice E. Vado a esaminare il vertice E, però da E non posso fare nulla, perché se io da E arrivo a D, ci arrivo spendendo 5 più 9, 14. Però D, in qualche modo, sapevo già arrivare a D, spendendo semplicemente 11. E quindi non devo fare nulla. A questo punto B, e quando prendo B vedo che io posso arrivare in D spendendo 7 più 2. Ah, splendido, questo mi permette di aggiornare D mettendo 7 più 2, 9, e quindi aggiorno D. A questo punto ho finito la mia coda e ho finito l'algoritmo. Allora, quali sono gli aspetti belli dell'algoritmo di Dijkstra? Che per come è fatto, io non devo mai andare indietro a riesaminare i nodi che ho già visitato. Il fatto che io scelga dalla coda Q il nodo che è a distanza minima fa sì che io non debba rivalutare la mia scelta, in qualche modo. Quindi una volta che un nodo è stato preso ed è stato messo nella coda, ed è stato messo in S, quindi è stato tolto da Q, beh, una volta che un nodo è stato tolto da Q, io non andrò mai più ad aggiornarlo. Tant'è vero che quando guardo il rilassamento, in realtà non ha neanche senso considerare gli archi che mi uniscono un nodo in Q a un nodo in S. Tanto vale guardare unicamente gli archi che uniscono un nodo in Q con un nodo in Q, perché tanto quelli in S ho già trovato il minimo. E tutto questo funziona perché? Perché non ci sono archi negativi. Perché se ci fosse un arco negativo, io potrei arrivare a un certo punto, arrivo al nodo D, e dal nodo D trovo un arco uscente negativo. L'arco uscente negativo mi dovrebbe far rivalutare un nodo che ho già visto. E il tutto smetterebbe di funzionare. Quindi è fondamentale che non ci siano archi negativi. Però se non ci sono archi negativi, io ho la sicurezza che quando raggiungo un nodo, beh, questo nodo è l'ho raggiunto usando il percorso minimo che mi serviva per arrivare a questo nodo. Per questa ragione e per questa sua incredibile efficienza, l'algoritmo di Dijkstra è talvolta, spesso anche, possiamo dire, usato per trovare la distanza fra una coppia di nodi. Basta modificarlo leggermente, basta modificare quello che avete visto un po' di slide fa con lo pseudocodice, e invece di andare avanti fino a che Q non è vuoto, io mi fermo non appena trovo il vertice che volevo raggiungere, non appena trovo il vertice che devo raggiungere, perché posso stare sicuro che quando io ho trovato il vertice che volevo raggiungere, quello lì l'ho trovato con il percorso minimo. Il perché funziona, di nuovo, matematicamente si può dimostrare, probabilmente porta via un po' di tempo, più del tempo che siamo interessati a utilizzare qui. Vediamo un po' quali sono qual è l'efficienza
dell'algoritmo di Dijkstra. Beh, allora, l'implementazione più semplice ha una efficienza che è E più V quadro, ovvero sia il numero degli archi più il numero dei vertici al quadrato. Questa è la complessità di Dijkstra in base alle caratteristiche del grafo. Ripeto, quando voi dovete pensare ai grafi, abbiamo visto il concetto di densità. Allora, densità, non andiamo a perdere tempo cercando di capire che cosa succede se consideriamo i K oppure no, se è N per N meno 1, N per N più 1, questi sono dettagli. Il concetto di densità mi serve per capire se gli archi sono tanti o pochi. E quali sono gli algoritmi che io posso usare su un grafo? Se gli archi sono tanti o pochi, beh, fa la differenza. Esattamente come fa la differenza qual è il metodo che io posso usare per memorizzare un grafo. Perché se io ho pochi archi, ho alcune forme per memorizzare un grafo che sono utili, se io ho tanti archi, ne ho altre. Quindi, queste considerazioni che non sono quantitative, ma non sono neanche qualitative, sono in qualche modo una terra di nessuno fra il qualitativo e il quantitativo, vanno fatte. E le dovete fare voi, che nella vostra vita non siete quelli a cui qualcuno chiederà di scrivere un algoritmo, immagino, ma siete quelli che decidono qual è l'algoritmo che va utilizzato. E poi chiederete a qualcun altro di scriverlo e di implementarlo nel dettaglio. Però voi dovete avere questa idea di scegliere, capire qual è il caso, quando è il caso di usare una strategia piuttosto che un'altra. Allora, se riprendiamo a Floyd Warshall, era o grande di V cubo e Bellman for Moore era V per E. Questa è una parentesi, però in realtà l'algoritmo di Dijkstra può essere implementato in modo più efficiente, questo è stato scoperto dopo Dijkstra, per cui alla fine la complessità attuale è E più V log V. E questo grazie a, udite udite, una coda prioritaria. Una coda prioritaria particolare ci permette di avere un'implementazione di Dijkstra che è E più V log V. Allora, Dijkstra si usa, è talmente bello, è talmente efficiente che si usa spesso per calcolare il cammino minimo si usa per trovare il cammino minimo fra due nodi, per cui io parto da un nodo e vado avanti finché non trovo il nodo a cui sto cercando di arrivare. Non appena lo trovo, mi fermo. Talvolta Dijkstra viene usato anche per calcolare, anzi spesso Dijkstra viene usato anche per calcolare all pair shortest path, oltre che il 2-2-2 in particolare, appunto perché è uno degli algoritmi più utilizzati. Le applicazioni sono, vabbè, più o meno tutte quelle che ci possono venire in mente, in cui non abbiamo archi negativi. Esempio, vediamo se avete capito come funziona Dijkstra. Allora, proviamo a usare Dijkstra per trovare il percorso minimo da S a T. Quindi in realtà noi vogliamo partire da un nodo, vogliamo arrivare a un altro nodo, e quindi usiamo una versione un po' modificata di Dijkstra che semplicemente ci dice usa Dijkstra, ma non appena trovi T fermati. Allora, noi partiamo da S e mettiamo a infinito tutti gli altri nodi. Allora, prossimo passo, ditemi che cosa succede. Quali sono i nodi che aggiorno? Quali sono i nodi che aggiorno e che numeri ci metto? Non tutti assieme?
2, 6, 7 e scriverò 9, 14 e 15. Quindi parto, 9, 9, 14 e 15. Quindi nei nodi 2, 6 e 7 troverò i nodi 9, 14 e 15. A questo punto l'algoritmo va avanti prendendo il minore di questi nodi e quello che fa è prendere il nodo 2, che è il nodo minore. In qualche modo io includo il nodo 2 fra i nodi che ho già, a cui so già arrivare, e quindi ripeto il procedimento da qui. Beh, in questo caso l'unico nodo che posso andare ad aggiornare sarà il nodo 3 e gli metterò che valore? Sì? 24 più 9. No, scusate, 24, sì, 24 più 9. E quindi 33. A questo punto qual è il nodo che vado a estrarre? Il prossimo nodo su cui lavoro. E questo mi farà sì che, e questo mi farà aggiornare il nodo 44 e il nodo, di nuovo il nodo 3. A questo punto quale nodo vado a estrarre? 7, corretto. A questo punto quale nodo vado a estrarre? 3. Ed estraiamo il nodo 3. E quali nodi vado ad aggiornare? Sicuramente il 19. E il nodo 5, direi, perché io arrivo al nodo 5 con un 32 più 2, 34. E vedete che lentamente sto coprendo il mio grafo. A questo punto il nodo più piccolo è il nodo 5, che mi porterà ad aggiornare un altro po' di nodi, trovo il nodo 4 e aggiorno il nodo 4 e alla fine sono arrivato al nodo T e il tutto si è fermato. Vabbè, in questo caso ho raggiunto il nodo T dopo aver toccato tutti gli altri nodi, però se il mio obiettivo era trovare il percorso fra due nodi, in realtà io mi fermo non appena raggiungo il mio nodo destinazione. Per cui immaginate che qui io abbia tanti altri nodi nel grafo da qualche altra parte, non ho nessun bisogno di considerarli tutti, perché ho la garanzia che non appena il nodo T viene raggiunto nell'algoritmo di Dijkstra, e quindi per raggiunto intendo tolto dalla coda e messo in S nodi già visitati, appena io faccio questo, di sicuro non andrò mai più ad abbassare il suo valore. Quindi io ho trovato il percorso minimo per arrivare a S. Un altro dettaglio che si può notare nell'algoritmo di Dijkstra è che in realtà io ho detto che mi serviva per calcolare i percorsi, ma esattamente come negli altri algoritmi, non vi ho detto esattamente come memorizzare il percorso. E quindi in tutti questi algoritmi, ma anche negli altri algoritmi per il cammino minimo, noi dobbiamo aggiungere una parte che ci serve per memorizzare il percorso, effettivamente, in modo da poi essere in grado di ricostruirlo, perché non basta segnarci a che distanza sono. Il più delle volte vogliamo anche sapere come facciamo ad arrivarci. E per fare questo, beh, basta segnarsi tendenzialmente per ogni nodo qual è il nodo da cui io parto, quindi da quale nodo io arrivo a un certo nodo, perché ogni nodo nel cammino minimo ha un solo nodo prima di lui e quanti ne volete dopo, se io sto vedendo tutti i possibili cammini minimi. Però se io guardo tutti i cammini minimi da una singola sorgente, questo è un albero e quindi ogni nodo ha un padre e 0, 1, tanti figli.
E quindi questi sono il percorso. Quindi, l'IP. Perché è importante l'IP? Perché lo studio degli IP ci ha permesso di arrivare da un algoritmo che è E più V quadro a un algoritmo che è E più V log V. Qui manca un E più, però va bene. Riassumiamo un po' che cosa abbiamo visto finora sugli shortest path. Allora, Floyd Warshall, all pair, quindi la complessità è O grande di V cubo, considerando con una complessità che dipende dal cubo del numero di vertici, io trovo tutti i cammini minimi, fa tutte le coppie di nodi. Le limitazioni è che non posso avere cicli negativi. Se ho un ciclo negativo me ne accorgo durante l'algoritmo, se ho archi negativi lo tollero, e questa è la complessità. Bellman-Ford, single source, ovvero sia tutti i cammini a partire da una singola sorgente. Complessità V per E, numero di vertici per numero di archi. Di nuovo, non posso avere cicli negativi. Se io voglio avere all path, all pair, shortest path, quindi APSP, beh, posso prendere il mio algoritmo e ripeterlo per ognuno dei vertici. Quindi la complessità diventa V quadro E. Perché io uso un algoritmo che è VE, lo uso V volte, e quindi il tempo alla fine dipenderà da V per E, V quadro E. Meglio V quadro E o V cubo? E lì dipende le vostre considerazioni sul numero di archi e il numero di su come è rappresentato il grafo, su cosa contiene il grafo, eccetera eccetera. Dijkstra, E più V log V, e se io vado a considerarmi, non posso avere archi negativi piantano in modo, quindi è, diciamo, l'algoritmo più stringente fra questi algoritmi qui. Se io ripeto Dijkstra per tutti i nodi, ho VE più V quadro log V. Guardate la complessità, VE più V quadro log V, e fate le vostre considerazioni se ha senso ripetere Dijkstra oppure no. Talvolta sì, talvolta no. Dal punto di vista della complessità, pensiamoci, guardiamo. L'algoritmo di Dijkstra è sicuramente incredibilmente efficiente, per cui tante volte lo si usa perché alla fine è il più veloce, anche se magari la complessità, non stiamo a guardare la complessità, però funziona e funziona bene. Se noi prendiamo la JGraphT, che è la libreria che voi state usando per gestire i grafi in Java, la cosa bella è che non dovete mettervi a scrivere nessuno di questi algoritmi, ma sono già tutti presenti. Esistono delle classi che implementano questi algoritmi e delle funzioni che vi permettono di recuperare quali sono i percorsi all'interno, quindi ci sono dei metodi che vi permettono di tirar fuori l'elenco dei nodi oppure degli iteratori, quindi sono estremamente, estremamente comodi ed estremamente semplici da usare. E avete Floyd Warshall shortest path, Bellman-Ford shortest path e Dijkstra shortest path. Gli passate il nodo di partenza e il nodo di arrivo, perché vuol dire che questa è una versione in qualche modo speciale di Dijkstra, che non calcola tutti i percorsi da un nodo di partenza a tutti i possibili nodi di arrivo, ma vi dice qual è il percorso fra una coppia di nodi. Queste funzioni poi esistono anche in forme leggerissimamente diverse. Ovviamente la letteratura su Dijkstra è immensa.
Una considerazione sul dataset che state utilizzando con che avete visto nelle lezioni scorse con Full. Allora, dovreste aver visto che è un dataset abbastanza complicato. Immaginate di dover utilizzare Dijkstra per calcolare, ad esempio, qual è il sistema più veloce per partire da qui e arrivare in un certo punto. Come fareste? Fermatevi un attimo e provate a pensarci. Allora, Dijkstra funziona bene su un grafo pesato. Quello è un grafo pesato? Potete estrarre i dati di un grafo pesato? Non è banale. E con Fulvio ci siamo guardati un po' e siamo giunti alla conclusione che non era fattibile in modo semplice. Uno potrebbe provare semplicemente a dire: io prendo un elenco di punti, calcolo qual è il percorso minimo per arrivare dall'uno all'altro e poi uso Dijkstra sul grafo pesato in questo modo. Però il risultato non ha nessun senso, chiaramente, perché non sto tenendo conto degli orari, non sto tenendo conto dei cambi, non sto tenendo conto. Quindi in realtà il percorso che tiro fuori non ha nessun senso. Può avere senso se io voglio in qualche mio algoritmo il concetto di limite. Io so che meno di così non posso, però sono rari i casi in cui mi serve un limite così, così fantasioso. Quindi in un caso complesso in cui bisogna andare a tenere in conto problemi del tipo quanto tempo passo ad aspettare a cambiare da una linea all'altra, o gli orari o altri dettagli di questo tipo, probabilmente l'algoritmo di Dijkstra non è direttamente utilizzabile. Dijkstra è utilizzabile in svariati altri casi, ma ricordatevi che possono esistere molte situazioni in cui non è così, così semplice tirare fuori un grafo in cui si abbia senso usare l'algoritmo di Dijkstra. 2:15, finiamo alle 2:30, no? Quindi posso salutarvi. E questo è tutto. Oh, ci sono domande?